Un saluto ai nostri telespettatori, bentrovati. Oggi nel nostro spazio interviste ci occupiamo di un fenomeno che negli anni ha dato particolare attenzione, soprattutto nel mondo della scuola. Parliamo del fenomeno del bullismo, alle volte testimone silenzioso, alle volte davvero quando si cerca di voler fare qualcosa te lo impediscono e quindi bisogna cercare di trovare una soluzione, ma quantomeno anche una rinascita per cercare di debellare questo aspetto della vita sociale di ogni giorno. L'elemento perché ne parliamo? Perché c'è un libro che è stato scritto da una scrittrice che adesso potete vedere in collegamento diretto con noi. La vediamo. Eccola qui, Caterina Barconi. Buongiorno. Salve a tutti, salve Mimmo. Grazie per aver risposto all'invito del nostro telegiornale di essere Ma con noi. grazie, grazie a te, grazie a voi. Allora, Caterina Barconi, brevemente lo diciamo, è laureata in filosofia, ha scritto tantissimi libri, tra cui uno con Simone Gambarale, che si intitola Sotto falsa identità. Poi, tra l'altro, ha pubblicato racconti in antologie e poi anche ha collaborato alla stesura di una sceneggiatura di un cartone animato che si chiama Carolina Super Bip. Adesso però veniamo all'aspetto più importante, che è ovviamente quello del libro. Spero di non aver dimenticato nulla, Caterina, di questa breve esposizione. No, no, hai detto l'essenziale. Vogliamo parlare del libro, del Sì, bullismo? certamente. Allora, questo libro allora, è in evidenza qualcosa di importante, perché l'opera parla di una bidella molto bella che in una scuola è testimone silenziosa di bullismo nei confronti di un immigrato che poi morirà. Poi la storia di rinunce e ammissioni si intreccia anche con i destini di un gruppo di bulli diversi uno dall'altro. E ovviamente poi c'è anche da fare questa riflessione. Ecco, è importante fare una riflessione, Caterina, sul fenomeno bullismo a scuola e anche la rinascita della donna, intesa com'è. Donna che vuole riscattarsi da questo oblio, da questo silenzio? Sì, secondo me è necessario parlare di bullismo. Il bullismo è un fenomeno, riflettevo questa mattina mentre mi lavavo i capelli, perché la mattina mentre faccio i miei preparativi faccio anche tante altre riflessioni sulle cose che scrivo e riflettevo sul fatto che il fenomeno del bullismo in fondo c'è sempre stato. Se noi prendiamo Stephen King o altri romanzi, le persecuzioni scolastiche, i danni dell'alunno più debole, più indifeso, più svantaggiato ci sono sempre state. Qual è la differenza? La differenza è che adesso il bullismo va di moda, va di gran moda. Quando io ho scritto il libro, molti anni fa, questo libro è stato riscritto più volte, la prima stesura risale al periodo della frequenza della scuola media da parte delle mie figlie. Io mi rendevo conto che la scuola media era proprio il terreno, l'ambito per eccellenza delle manifestazioni del bullismo, che nel giro di pochi anni ho due figlie che si distanziano di 4 anni l'una dall'altra, nel giro di pochi anni ho assistito proprio a una escalation del fenomeno bullismo, mentre tutto attorno, sia la realtà dell'Italia proprio a livello istituzionale, sia la realtà dei genitori, dei professori, sembrava voler, non dico ignorare il problema, ma lo minimizzava, non lo metteva a fuoco, non venivano presi provvedimenti opportuni. D'altro canto, invece, i giovani avevano interiorizzato la figura del bullo. Io mi ricordo quando parlavo con le mie figlie, le amiche, gli amici delle mie figlie. A proposito dei bulli, mi dicevano: "Ma mamma, quello è un bullo", come se l'essere bullo fosse una cosa normale. E queste cose mi colpivano e mi hanno indotto a una riflessione, così come io so riflettere, cioè raccontando una storia ovviamente di invenzione che cercasse di penetrare in questi meccanismi. Tu hai citato il cartone animato che
io ho sceneggiato assieme a Gabriella Santini, che è Carotina Super B. Ed è un cartone animato, era un cartone animato che raccontava della vita in un orto, praticamente, in una cittadina che era un orto. In questa cittadina, tra i vari ortaggi protagonisti, c'erano due bulli. Uno era un peperone, l'altro un peperoncino. Quindi a dirti, no, quanto anche all'epoca, che su per giù le tempistiche sono quelle, fosse nell'immaginario dei bambini già presente il bullo che faceva le sue malefatte, eccetera, eccetera. E adesso le cose sono un po' cambiate, diciamo, ci sono normative, c'è più attenzione al fenomeno, si tenta di arginarlo. Però ecco, tra le mie riflessioni mattutine c'è anche quest'altra riflessione. Già il termine bullismo scolastico è un ossimoro, perché la scuola dovrebbe essere il luogo dell'educazione, anche la convivenza. E invece dov'è che si verifica questo fenomeno fatto di sopraffazione, di rottura di ogni regola di convivenza, proprio nel luogo deputato all'educazione. Quindi che fallimento, no? Per la scuola, laddove si verificano episodi eclatanti come quelli raccontati nel libro. Poi ci sono scuole dove sono presenti i docenti in gamba. E queste cose Senti, vengono. Caterina, tra l'altro io ti volevo dire anche una frase che mi ha colpito in una Sì. parte proprio all'inizio del tuo romanzo. Questa frase mi ha colpito: tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo È per un tempo odiare. per odiare, sì. È un libro, è una citazione biblica e secondo me si attaglia molto al romanzo, che è un romanzo sul tempo che passa e sulla gioventù nel suo arco proprio nella sua parabola. Da un lato ci sono i ragazzini che entrano nell'adolescenza, dall'altro, come tu dicevi all'inizio, c'è la bidella angelica che finisce di cessa di essere giovane perché si trova alle prese con la menopausa, con la fine della giovinezza e anche in preda a un'esigenza di riscatto che non è detto che ci sarà. Ma riscatto da cosa? Da una vita fatta di rinunce, una vita passata a sognare un presente e un futuro migliore. Non è detto che la bidella angelica riuscirà in Certo. questo intento, però il suo sogno sarebbe questo. E nel corso della vicenda si verificano delle situazioni rispetto alle quali i protagonisti non agiscono con le tempistiche giuste. Ecco perché io rimarco il tema temporale. Ci sono degli episodi, nei confronti dei quali i protagonisti, soprattutto le figure adulte, avrebbero dovuto agire nel momento con le modalità opportune, ma l'intempestività è ciò che caratterizza la vita della bidella angelica e anche il suo ruolo a livello proprio di sorvegliante, di bidella, che dovrebbe in qualche modo quantomeno sorvegliare quello che accade nei corridoi della scuola. E la storia non è solo una storia di bullismo, è una storia Certo. sui rapporti disfunzionali, sugli amori tardivi, su tutto ciò che viene fatto sbagliando alle tempistiche e quindi no, contravvenendo alla regola che bisogna aderire ai tempi, al presente con le modalità più giuste che si riescano a individuare. È così, in effetti. Senti, Caterina, mi posso permettere di chiederti come hai passato questo anno e mezzo storico così particolare? È stata dura, dura, dura. Allora, io lavoro in un istituto di riabilitazione. E, quando è scoppiata la pandemia, giustamente noi operatori, noi maestri dei laboratori di ergoterapia che avevamo a che fare con i pazienti esterni, siamo stati messi in cassa integrazione, onde sono stati molto bravi nel mio istituto. Hanno blindato l'istituto, i pazienti interni e hanno messo noi fuori dai giochi in modo tale che non potessimo
contagiare, essere veicoli di infezioni. Quindi mi sono ritrovata a casa con i miei 5 gatti. Le mie figlie sono studentesse universitarie, si trovavano a Bologna. Hanno deciso, io sono abruzzese, di non scendere, di non tornare per paura di contagiare i nonni. E quindi io mi sono trovata in un grande iniziale smarrimento e la televisione dava queste immagini di morte. E io vivevo il lutto per tutto quello che stava accadendo, l'angoscia di separazione da mio padre che abita in un altro paese. E non riuscivo a scrivere. Non riuscire a scrivere per me significa morire. Io vivo per scrivere, oltre che per coltivare i miei affetti, che sono quelli delle figlie, delle persone care. Poi però, quando la situazione è diventata più gestibile, mano a mano che si prendeva, no, si capiva che cosa stesse succedendo, venivano fuori i tamponi, protezione, i vaccini, eccetera, ho un attimo abbassato la soglia dell'ansia, perché io mi sentivo in colpa, di scrivere o di occuparmi di cose che non fossero partecipare a questo dramma. Quando la situazione è migliorata, non ho fatto che scrivere. Ho scritto così tanto per ragazzi, per adulti, per le riviste femminili, ho riscritto i classici per... Io non so come ho potuto scrivere tanto. Sono rimasta immobile al computer 10, 12, 14 ore al giorno, forse per non pensare a quello che stava accadendo, e adesso sta uscendo. Stanno andando in libreria tutte i lavori che ho scritto in questo periodo di sepoltura in vita. Siamo stati tutti sepolti nelle case. È vero, è vero, su questo siamo perfettamente d'accordo. Io so che hai cominciato tantissime presentazioni di questo tuo lavoro, Caterina. Come stanno andando le Sì. cose? Allora, diciamo che io sono una persona abbastanza schiva e non timida, no, non, anche per il lavoro che faccio, entro facilmente in contatto con le persone, in sintonia con i luoghi, però non sono una persona che abbia un ego molto efficiente, per cui preferisco starmene a casa a scrivere piuttosto che salire su un palco con un microfono. Però i libri vanno accompagnati, sono come i bambini. Uno li concepisce, c'è questa gestazione, alla fine c'è il travaglio che è l'editing con le correzioni, poi c'è la pubblicazione e nel primo tratto della loro vita editoriale vanno accompagnati. E come si accompagnano? Con le presentazioni. Ora io sto seguendo una strategia, tra virgolette, di presentare molto nel mio territorio. Principalmente dove sono conosciuta e sto scoprendo con grande commozione di essere amata. Questa cosa mi stupisce selvaggiamente, perché ogni presentazione mi trovo attorniata da amici, da persone che sono interessate, che sono partecipi del... E quindi è diventata una sorta di, diciamo, di tour in cui c'è una coralità. Io mi ritrovo a trovare amici del liceo che vengono alle presentazioni, giornalisti locali che sono partecipi e contenti di questa festa, perché in fondo è una festa e lo è anche perché siamo riusciti dai nostri Certo. sepolcri. Quindi, da questo punto di vista, le cose stanno andando bene. Poi un ufficio stampa strepitoso, che è Mariano Sabatini, che oltre ad essere un giornalista di altissimo profilo, è anche un amico del cuore e dell'anima, quindi stanno uscendo molti articoli, molte interviste, altre se ne stanno aggiungendo come te, che mi hai mai rintracciata, non, mai individuata, non so come. E quindi sì, è una bella avventura. Poi speriamo anche di vendere, perché vendere significa acquisire Certo. una certa solidità in casa editrice, una Eh certa, sì, ci diciamo... vuole molto di solidità di questi tempi, evidentemente, Caterina. Sì, perché comunque l'editoria è anche un'azienda, quindi i libri si scrivono per passione, ma si vendono anche perché gli addetti ai lavori possano guadagnare, ricavare degli utili. Quindi le due cose sono correlate. Non... Più un libro va bene, più lo scrittore si radica in casa editrice, più si radica in casa editrice, più ha la possibilità di scrivere ancora.
Poi la casa editrice Vallecchi è veramente una casa, ho lavorato con passione con Esatto, il io vorrei ringraziare anche di mio cuore, se mi permetti, Caterina Mariano Sabatini, che è editore. stato Certo, cortesissimo nel sì. fare in modo di poterti rintracciare, Caterina. Certo. Senti, Caterina, prima di salutarti, hai prossimi impegni futuri? Sì, intanto ti mostro la copertina del libro Eccolo, dimmelo adesso, lo che ricordiamo, dimmelo Caterina adesso. Falconi. Però ne è uscito anche un altro, e questo libro è un libro del cuore e dell'anima ed è La vita invisibile che ho scritto che ho curato, un'antologia di penne molto belle che ho curato assieme a Francesca Bonafini, che è un'amica e una sorella, ed è sul tema del sacro. Ci sono 15 autori si sono messi alla prova nel raccontare ciò che è indicibile. Quindi l'impresa più paradossale che ci sia, raccontare l'indicibile, descrivere l'invisibile, parlare del mistero che è inesplicabile. E ciascuno l'ha fatto dalla sua posizione, non confessionale. È un libro a cui tengo molto, che è uscito l'8 e che promuoverò con tutto il mio cuore. Molto diverso, da dimmelo adesso, molto diverso. Benissimo, allora con questa nota di ottimismo incrociamo le dita ovviamente per il ritorno ad una vita normale come tutti noi ci auguriamo naturalmente dopo Speriamo. questo anno e mezzo particolare. Io ringrazio sentitamente Caterina Falconi, ricordiamo il suo libro, dimmelo adesso, Valsecchi Editore e Vallecchi editore. naturalmente in bocca al lupo per tutto, Caterina. Anche a te, Mimmo, e grazie di avermi inseguita e beccata della mia vita convulsa, convulsa. Sta succedendo di tutto in questo periodo, quindi Arrivare difficilissimo. nelle vite delle persone con discrezione conta molto, Caterina. Ed è un grande pregio, ed è un grande pregio, di cui io ti Davvero. ringrazio. Grazie a te, Caterina. Ciao, Mimmo.